elementari delle famiglie Fratini Petroni, un imponente lavoro che vede anche il contributo del Grande Oriente d'Italia, del quale Petroni fu Gran Maestro. Il servizio. L'imponente documentazione storica di Federico Fratini sarà a breve disponibile di storici e studiosi. Si tratta di un voluminoso carteggio di un personaggio che ha avuto un suo ruolo specifico nel Risorgimento italiano fino all'Unità d'Italia. Comprende anche molti testi, moltissimi volumi del suocero Giuseppe Petroni, bolognese, che però morì a Terni, dove si era sposata proprio la figlia con Federico Fratini. L'importante lascito della famiglia Fratini verrà recuperato dall'Archivio di Stato grazie al sostegno economico del Grande Oriente d'Italia. Luca Castiglione è il presidente del Collegio dei Maestri Venerabili dell'Umbria. E oltre al finanziamento della catalogazione per il Fondo Fratini presso l'Archivio di Stato di Terni, a breve, entro la prima quindicina di marzo, inaugureremo l'ambulatorio odontoiatrico per i non abbienti a Perugia con gli asili notturni di Torino. E l'obiettivo futuro è di poter, nel momento in cui questa iniziativa si sarà consolidata, avviare un'iniziativa di importante di solidarietà anche nella nostra città, nella città di Terni. Non so se sarà di tipo squisitamente sanitario, come nel caso di Perugia, o se sarà di altro tipo, però l'obiettivo è sicuramente riversare anche su Terni parte delle nostre risorse. Presente alla cerimonia ospitata all'Archivio di Stato in via Cavour, anche il Gran Maestro d'Italia, il giornalista Stefano Bisi. Giuseppe Petroni fu anch'egli al vertice della massoneria italiana. In Umbria c'è molta attività da parte dei fratelli e delle logge del Grande Oriente d'Italia. Premieremo i giovani che hanno conseguito la maturità nell'anno scolastico con 100 e lode, una borsa di studio per coloro che hanno studiato tra una scossa e un'altra, così come abbiamo donato l'impianto di illuminazione del campo sportivo di Norcia. I bambini non potevano giocare nel pomeriggio dell'inverno quando fa buio presto, e tra l'altro proprio la squadra Pulcini di Norcia ha scritto un bel messaggio per augurarci buon anno. Nessun mostro ci potrà disunire, perché quando tramonta il sole poi si accendono le stelle. È un messaggio di una dolcezza e di una forza davvero straordinari. Parliamo adesso di